Amici miei, buongiorno a tutti e buon fine settimana. Non dite che io sono cattivo, perché questa settimana sono stato invece tanto, tanto buono, perché ho fatto i miei complimenti, ma non ironicamente, in maniera sincera, effettiva, ho fatto i miei complimenti a Tommaso Sgarro. Perché? Perché finalmente almeno uno del gruppo del PD, ma ogni picca giove, ha capito come si fa la opposizione. L'opposizione non si fa dicendo sempre no a tutto, quella io la chiamo la opposizione della suocera o alla cerignolana della Srog. Voi sapete qual è il l'opinione generale è che la suocera sia sempre molto critica con la nuora, qualunque cosa faccia. Ecco, l'opposizione del PD è un poco così, è l'opposizione della suocera. Noi facciamo una cosa, non ci piace, facciamo l'ingresso nuovo del comune, che ovviamente è molto più moderno, bello, vigilato, sorvegliato. No, a noi non ci piace, non ci piace, non ci piace. Facciamo. E il non ci piace continuo, che ovviamente lo dico come uno che ha fatto l'opposizione per tanti anni, non serve a niente, amici miei, non serve proprio a niente, perché la gente non ti segue quando tu dici sempre, continuamente e ossessivamente dici di no. La gente vuole che tu, come oppositore, ti assuma un po' di responsabilità, di carico dei problemi cittadini. Ovviamente, essendo opposizione, non hai il potere di risolvere queste questioni, ma almeno hai la facoltà di suggerire, di evidenziare un problema. A che cosa mi riferisco? Tommaso Sgarro finalmente, ci ha messo un anno e 8 mesi, si è accorto che esiste a Cerignola il quartiere di San Matteo, dove c'è una situazione di particolare criticità. Se ne è accorto dopo un anno e mesi e ha chiesto di intervenire, di fare, no? La verità non si è spinto fino al punto di dire che cosa. E mi ha dato la possibilità di spiegare, per esempio, che cosa stiamo facendo in questo quartiere. In questo quartiere c'è un problema serio perché ci sono tante abitazioni che sono occupate da un numero eccessivo di persone, eccessivo rispetto al metraggio dell'abitazione, in condizioni igieniche molto precarie. E allora dice, quando Tommaso Sgarro te l'ha detto, no, noi lo sapevamo da prima, nel mese di ottobre io ho dato disposizione alla Polizia Municipale, tramite il comandante, ovviamente, è d'accordo col comandante, ho dato disposizione perché la Polizia Municipale effettuasse delle indagini e delle verifiche. Hanno effettuato questo primo giro di indagini e poi hanno coinvolto la ASL, per le questioni igienico-ambientali. Perché i problemi si risolvono in questa maniera. Siamo intervenuti per la seconda volta con il supporto della ASL, questo sempre nel mese di ottobre, e abbiamo effettuato delle visite mirate in anche 10 abitazioni private. Che cosa abbiamo trovato in queste abitazioni? Abbiamo trovato che abitavano in questi locali un numero esorbitante di persone,
rispetto all'ampiezza della casa e rispetto alla qualità dei servizi igienici della casa medesima. Per farvi capire, abbiamo individuato una decina di abitazioni nelle quali ci stavano 20 persone ad abitare con un solo bagno in 30 metri, in 40 metri. Situazioni assolutamente intollerabili ai fini della igiene e della salute pubblica. Fatta questa verifica, ripeto, prima con la Polizia Municipale, successivamente con il supporto del servizio di igiene della ASL, abbiamo acquisito i rilievi fotografici e di relazione scritta. In base a questi rilievi, il sindaco ha emesso una ordinanza nella quale si dispone che queste abitazioni siano risanate a cura dei proprietari delle medesime abitazioni e si sancisce che in quel tipo di abitazioni, con quel tipo di servizio igienico, non si può vivere in un numero esagerato di persone, anche perché dai rilievi fatti da Polizia Municipale e ASL risulta che in quelle abitazioni, ripeto, sono 10 nel rione San Matteo, si risulta che al massimo in quei locali può vivere una sola persona. Quindi ho emesso l'ordinanza, ormai sono 3, 4, 5 giorni. I rilievi sono del mese di ottobre, l'istruttoria è proseguita per tutto il mese di novembre e ho emesso questa ordinanza. I proprietari dovranno adeguare le abitazioni, dovranno risanarle, dovranno dotarle di servizi igienici adeguati. Se questo non avverrà, vedremo quali saranno i provvedimenti. Il primo sarà la denuncia alla magistratura. Il secondo potrebbe essere quello dell'intervento del comune che si sostituisce ai proprietari e poi mette a carico dei proprietari tutte le spese che ha subito. La terza possibilità è che in condizioni igienico-sanitarie non tollerabili quelle abitazioni potrebbero essere chiuse. Così noi vogliamo intervenire anche in tutte le altre parti della città. Ecco a che cosa serve, fra l'altro, questo appuntamento che noi abbiamo ogni settimana. Serve a segnalarvi quali sono i problemi e le possibilità di intervento dell'amministrazione. Se quindi voi conoscete altre zone o nella stessa zona altre abitazioni che siano in queste condizioni, le dovete segnalare. Noi ovviamente non aspettiamo soltanto le vostre segnalazioni, perché ci stiamo dando da fare per conto nostro. Io voglio impedire che nei quartieri più periferici ci siano abitazioni che ospitano un numero di persone tale da rendere la loro esistenza in quegli immobili non conforme alle regole della igiene e della salute. Su questa strada io non farò nessun passo indietro. Voglio spiegare che questo problema è un problema che è ben conosciuto, che riguarda molti quartieri, riguarda il quartiere di Sant'Antonio, riguarda il quartiere di San Giacchino, riguarda San Matteo di cui stiamo parlando. Ma dovete sapere e capire che il sindaco non ha la bacchetta magica. In una casa ci sono 20 inquilini. Non è che io mi alzo la mattina, vado lì, prendo queste 20 persone e le sbatto fuori. Non è nel mio potere, è nel mio potere verificare le condizioni igieniche. State tranquilli che facendo questo lavoro, casa per casa, situazione per situazione, noi verremo
a capo di questo problema. Quindi anche i signori concittadini che hanno delle abitazioni date legittimamente in fitto a qualcuno devono stare molto attenti. Perché? Perché devono anche verificare che le persone che hanno preso in locazione questi immobili li usino in maniera conforme all'igiene e alla sanità pubblica. Cioè io a casa mia non posso metterci 30 persone avendo a disposizione un solo bagno e quindi i proprietari devono stare molto attenti alla gestione dei loro immobili e diversamente si troveranno a dover fare i conti con questi provvedimenti del comune che sono diretti appunto a evitare questo tipo di utilizzo non legittimo degli immobili, evitare i rischi di turbativa all'igiene pubblica, perché voi capite che in una casa di 30 metri abitata da 15 persone la situazione igienica è deprecabile. È deprecabile ed è dannosa per i 15 che stanno in casa, ma anche per chi abita a fianco. E queste situazioni creano tensioni, creano occasioni di litigio, quindi in qualche modo, sia pur indirettamente, mettono in pericolo anche l'ordine pubblico. E rispetto a queste cose, il sindaco ha un certo numero di poteri che, questa è l'informazione che vi voglio dare, noi intendiamo esercitare. Quindi ha fatto bene Tommaso Sgarro a sollevare questo problema. E credo che sia contento di sapere che lui l'ha sollevato a fine novembre, ma noi ce ne stavamo occupando già da ottobre con i sopralluoghi e da settembre con lo studio preliminare di quelle che dovevano essere le nostre iniziative. Questo grazie anche al contributo del Corpo della Polizia Municipale di Cerignolo, che sono pochi. Hanno difficoltà a garantire tutti i servizi, però di volta in volta, quando noi chiediamo sempre con ragionevolezza un impegno su un certo tema, su una certa attività, rispondono in maniera positiva. Solo questo, no, a San Matteo entro la fine dell'anno, perché oggi io sto registrando venerdì. Oggi firmiamo il contratto per l'intervento pubblico in Piazza del Cinquecentenario. Firmiamo il contratto, quindi possiamo entro una decina di giorni fare un formale affidamento dei lavori. Che cosa succede a Piazza del Cinquecentenario? Voi sapete che quello è il cuore del quartiere San Matteo. C'è la ex cabina Enel, che è ormai un rudere assolutamente disastrato, e noi adesso abbiamo affidato i lavori, dopo ovviamente una regolare gara, abbiamo affidato i lavori alla ditta che è risultata vincitrice, che realizzerà lì un intervento di ristrutturazione da quella cabina Enel in disuso. Non so più da quanti anni, perché me la ricordo io quando andavo a scuola a Tomba dei Galli ed era in quelle condizioni, quindi saranno almeno 50 anni, 60 anni se non di più. Bene, da quella ricaveremo 25 alloggi popolari che saranno ovviamente assegnati appena terminato l'intervento ai cittadini che ne hanno diritto in base a una graduatoria realizzata, composta, valutata dai servizi sociali di Cerignola in modo da poter rispondere parzialmente alle esigenze abitative della nostra città. Soltanto questo? No, perché Piazza del Cinquecentenario c'è la cabina Enel, ma c'è anche una piazza. Quella piazza viene totalmente rifatta, ristrutturata, riammodernata e quando noi faremo la cerimonia di consegna dei lavori, io ho chiesto che venga realizzato se non un plastico, quantomeno una foto, una gigantografia
di come verrà a lavori ultimati quella piazza. Non so se vi è capitato di leggerlo, ma io è la seconda volta che sono sindaco quando c'è la festa di San Matteo, che si celebra praticamente in piazza del Cinquecentenario. Quando andai la prima volta, a settembre del 2015, io annunciai che quella piazza sarebbe stata rifatta, ristrutturata, e speravo che nella festa di San Matteo dell'anno successivo, quella del 2016, si potesse già aver avviato i lavori. Ma voi sapete come sono le cose pubbliche: ricorsi, controricorsi, ritardi, burocrazia, carte che devono andare avanti e indietro. Poi, quando si tratta di fabbricati anziani che hanno più di 70 anni, più di 100 anni, c'è sempre la sovrintendenza e bisogna interloquire con la sovrintendenza. Alla sovrintendenza ci stanno tante persone bravissime che però hanno un'idea un poco rigida di questa loro competenza, perché non vogliono che si turbi nessun tipo di memoria storica o di struttura architettonica. Però noi gli abbiamo fatto anche capire alla sovrintendenza che non è che tutto quello che è vecchio è decadente ed è crollato ce lo dobbiamo conservare perché è storico. Queste cose vanno in qualche modo eliminate. Il prossimo giro sarà per la caserma di Piazza Sant'Antonio, per esempio. E quindi finalmente, con un po' di ritardo, abbiamo risolto questo problema. I lavori inizieranno, dovranno finire in un tempo ragionevole. Certo è che il prossimo San Matteo ci sarà già il cantiere molto avanzato. Non so se saranno già finiti i lavori o meno, ma io spero che procedano rapidamente. Solo questo? No, non solo questo, perché a San Matteo c'è un problema di strade. Di strade che sono state abbandonate da anni, non ci sono lavori di manutenzione su quelle strade da secoli, e quindi c'è una situazione a cui bisogna rimediare. Noi abbiamo racimolato, perché il problema, come dico spesso a qualcuno che mi chiede, Face Street, ci vogliono i soldi per farle. E abbiamo racimolato il bilancio dei comuni, non solo quello di Cerignol, di tutti i comuni, è molto risicato. Abbiamo recuperato un 250-270, vedremo poi quale sarà il ribasso, 1000 euro per rifare le strade. Fra le strade che saranno rifatte, quelle del quartiere San Matteo. Quando nei prossimi giorni faremo la gara, anche qui non crediate che sia semplice, il sindaco può fare la gara, sta subito uno che pronto, prepara le carte, no, ci vuole un po' di pazienza, bisogna che il sindaco segua, vada a sollecitare, vada a pressare, il personale è poco, la burocrazia è tanta, qualche vecchia abitudine è difficile da far dimenticare. Le cose, secondo me, che si possono fare in 10 giorni si devono fare in 9 giorni. Qua c'era un'abitudine che le cose che si possono fare in 10 giorni si fanno in 10 mesi. Diciamo che anche su questo io sto lavorando molto e stiamo facendo ottimi passi in avanti. Quindi lo dico per coloro che abitano in quel quartiere: se mettete un punto, il compasso, a Piazza San Menaio, e che fate un bel circoletto intorno a Piazza San Menaio, tutte quelle strade prossimamente saranno tutte rifatte, saranno tutte risistemate. E ovviamente ci si lamenterà in un altro quartiere, perché quelli, non so, della cittadella diranno: sì, ma pure noi abbiamo le strade rotte. Ecco, io non sono Mago Zulli, l'ho detto tante volte, e nessuno è Mago Zulli, nemmeno quelli che dall'opposizione parlano sempre e parlano solo a vanvera. Per cui progressivamente si deve intervenire. È chiaro che non saranno solo questi i soldi che noi stanzieremo per questa attività, è evidente che
poi toccherà anche ad altre zone della città. Per esempio, zona industriale. Erano 20 anni che non vedevano un intervento di pulizia, di manutenzione. Finalmente noi siamo riusciti a fare questo intervento proprio in questi giorni. In zona industriale abbiamo fatto una radicale pulizia, erbacce, immondizia, tutto quello che aveva cancellato i viali della zona industriale, li aveva sommersi di porcheria. Siamo riusciti, con uno stanziamento straordinario, siamo riusciti a fare un intervento di questo tipo molto, molto urgente, perché la situazione in zona industriale era talmente degradata che comportava dei rischi effettivi, concreti, per la incolumità delle persone, sia perché nelle erbacce c'era sporcizia e quindi pericolo di infezioni o altro, sia perché anche la viabilità in quella zona diventava pericolosa, perché agli incroci, per esempio, alle rotonde c'erano montagne di erbacce che rendevano difficile anche la circolazione in condizioni di sicurezza. Ecco la necessità di intervenire. Dice: ma non lo potevate fare 3 mesi prima? No, non lo potevamo fare 3 mesi prima, lo volevamo fare 3 mesi prima, ma non l'abbiamo potuto fare 3 mesi prima, perché la volontà dell'amministrazione deve sempre misurarsi con la disponibilità economica. Siamo riusciti a fare questo primo intervento e io ne sono particolarmente contento, particolarmente felice, perché la zona industriale di Cerignola è il posto dove si fattura il 90% della produzione della nostra attività industriale o artigianale di alta qualità, di alto livello, e quindi dobbiamo cercare di garantire il massimo dell'agibilità. L'ideale sarebbe anche racchiudere in una recinzione ampissima la zona industriale, creare 2 ingressi vigilati alla zona industriale, garantire la videosorveglianza in tutta la zona industriale. Tutte queste cose io le so e le voglio fare, però è ovvio che, avendo bisogno di denaro, noi non possiamo realizzare queste cose se non dopo aver ottenuto i necessari finanziamenti. Per tenere questi finanziamenti partecipiamo a tutte le gare, a tutti i bandi, a tutti i livelli, sia regionale che nazionale che europeo, e fra questi c'è appunto la possibilità, tramite i PON sicurezza, di avere questo finanziamento. Noi ci siamo candidati per questo finanziamento e speriamo quindi che, dopo aver effettuato questi primi interventi, ripeto, molto urgenti, si possa procedere con altro tipo di intervento ancora più completo. Ci dovete però dare il tempo, verificare come in ogni settore della vita pubblica, in ogni settore di competenza del comune, noi stiamo tentando di darci da fare. Tutto non si può fare in un giorno, ma tutto è sotto l'attenzione del sindaco e dell'amministrazione comunale. Per cui, anche laddove voi dobbiate registrare delle situazioni che richiedono l'intervento del sindaco o dell'amministrazione, sappiate che noi non abbiamo ritardi nell'individuare i problemi, abbiamo dei ritardi nell'intervenire, ritardi non dovuti alla nostra volontà, ma dipendenti assolutamente da situazioni contingenti, dalla mancanza di denaro, dalla mancanza di opportuni finanziamenti. Detto questo, voglio segnalarvi che stiamo entro fine anno garantendo, ed è l'ultima cosa che vi voglio dire oggi, ne avrei altre, ci sentiamo domani e poi nei prossimi giorni, vogliamo garantire
la impermeabilizzazione di tutte le scuole di Cerignola. Quando io sono stato eletto ho trovato una situazione anche qui drammatica. Rendetevi conto, 20 anni di inattività assoluta. Adesso mi dicono che l'assessore Spione, ex assessore, scriva su Facebook. Beh, io glielo dico con tanta tranquillità. Spione, è 1 anno e 6 mesi che sto qua, 1 anno e 4 mesi, quello che sia. Non ho trovato una delibera a firma tua. Una! Dato che io sono, può darsi, distratto, nelle prossime circostanze e occasioni, quando hai un minuto di tempo e che so che sei molto impegnato, mi segnali una cosa che hai fatto, una, negli anni in cui sei stato assessore, quando mi dici il numero della delibera, perché io la vado a prendere e prometto che la prossima settimana leggo la delibera approvata grazie al lavoro di Spione. Invece, se non hai fatto una mazza in tutto il tempo in cui sei stato assessore e non hai fatto una mazza, per piacere, silenzio a me, almeno stati zitto. Cioè, non andare a sfruguliare il mazzariello di San Giuseppe, si diceva una volta, diceva un amico mio napoletano. Non avete fatto niente, non ho trovato niente. Nemmeno i tavoli e le sedie di questa stanza. La scrivania, che quelli che mi vedono in video possono intravedere, è la mia, l'ho portata a casa mia. La sedia è la mia, l'ho portata a casa mia. Il tavolo delle riunioni, ho visto che qualcuno ci ha fatto una fotografia durante la riunione del CDA di Sia. Quel tavolo è il mio, le sedie, anche piuttosto garbate, sono le mie, perché qua dentro manchi i mobili ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato un tavolo dove aprivi il cassetto e trovavi i mozziconi e la cenere, perché fumavano, pure io fumo, però c'ho un portacenere, uso il portacenere. Questi lordi usavano i cassetti della scrivania del sindaco per spegnere i mozziconi di sigarette. Insomma, vi ho dato l'idea di quella che è la situazione. Per cui, rendetemi conto, Spione, mi faccia sapere una cosa che hai fatto, una cosa, e gli altri si rendano conto che abbiamo bisogno di tempo. Stavo dicendo delle scuole e termino. Tutte le, piove in tutte le scuole di Cerignola, piove nel palazzo del Tribunale, piove nel municipio. Nella stanza della mia segretaria generale, che è il più alto funzionario del comune, ci stanno, quando c'è un acquazzone, ci stanno 3 secchi in mezzo alla stanza per raccogliere l'acqua che arriva dal soffitto. Dice sindaco, è possibile? Non è possibile. Io vi faccio, la prossima volta vi faccio una foto. No, la prossima volta non ci sarà. Perché? Perché a un certo punto io ho dovuto trovare una soluzione. E quando devi trovare una soluzione, la prima cosa che ti dico, no sindaco, non si può fare, non teniamo i soldi. E allora poi quando qualcuno vi racconta, dice, oh Cucini, che credevo come un pace, e quando mi rispondono, no, non si può fare, no Sofè, Sofè, ricordate Sofè, Sofè, abbiamo trovato, hai visto, prima non si poteva fare, poi si incazza il sindaco, si fa. Abbiamo trovato i soldi. Tutte le scuole, almeno sul lastrico solare, saranno entro fine anno, se non taglio la testa a qualcuno, saranno impermeabilizzate. Tutte. Ci sono scuole che hanno bisogno di interventi più massicci, scuole che hanno bisogno di interventi meno importanti. Però la impermeabilizzazione dappertutto e anche, se permettete, al comune di Cerignola, perché, a parte questa cosa del segretario generale che è gravissima, anche al terzo piano hanno un'ala dell'ufficio tecnico chiusa. Chiusa perché ci piove dentro. Adesso stiamo impermeabilizzando.
All'angolo di questo palazzo, salendo dalla scala di Via dei Mille, all'angolo cadeva una goccia. Questa cosa credo di averla raccontata altre volte. Una goccia d'acqua. Il 15 di agosto, non chiuveva da 6 anni, scendeva questa goccia. Perché? Perché non c'era la giusta manutenzione sul tetto del palazzo di città. Perché? Perché l'occhio del padrone ingrassa il cavallo e noi tenevamo tanti cavalli magri, adesso li stiamo ingrassando con l'occhio del padrone, che poi padrone non è perché è un servitore, servitore vostro. Bene, credo di aver finito il tempo, ci sentiamo domani, abbiamo anche altre cose da dirci. State bene. Il cielo è sempre